Allora Beppe, come vanno le cose dal punto di vista, insomma, della preparazione di questa squadra sul piano della costruzione dell'organico? Beh, come al solito si cerca di mettere dentro gradatamente degli elementi che possano essere funzionali al nostro gioco. È ovvio che qualche colpo ce lo riserveremo alla fine, siamo in attesa di qualche risposta da parte di qualche calciatore, però piano piano cerchiamo di fare qualcosa di interessante. La concentrazione ovviamente in questo momento è anche sulle uscite, vista la rosa molto ampia. Quanti saranno più o meno giocatori ad uscire? Beh, ci sono ad oggi 4-5 che sicuramente dovranno uscire. Senti, stamattina il mister ha detto mi aspetto un centravanti, mentre per l'esterno destro non c'è bisogno, lo Iagono Gerbo va bene così? Sì, siamo in attesa di una risposta per quanto riguarda l'attaccante, che possa riempire, comunque completare il reparto degli attaccanti centrali, poi dopodiché ci muoveremo con calma. Centrocampo niente? Centrocampo però no, siamo abbastanza pieni e forse qualche giocatore uscirà. Senti, due battute su questo campionato, sarà un campionato 1-2, sarà così? D'accordo, sono d'accordo con te, 1-2, perché ci sono tolte tre squadre che non hanno blasone o non hanno fatto Serie A, tutte le altre hanno fatto Serie A e Serie B, quindi sarà molto dura.